First award honors the new kid on the block, the NBA Rookie of the Year. This season saw a number of brilliant rookies enter the NBA. But one player in particular captured the imagination and attention of fans throughout the country. His high-flying acrobatics and infectious enthusiasm helped lead his team into the playoffs for the first time in 4 years, and was one of the major reasons that nearly doubled the Chicago Bulls' attendance. And from the Chicago Bulls, Michael Jordan. On behalf of Miller Brewing Association, I'm very happy to receive the award, although, team and other rookies in the league. Raindrops, drip, drop top, top smoking, no kick in the hot bar. Fucking on your bitch, yeah, that. Looking up, open the park, pot. Bella a tutti ragazzi, sono Luca, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come riuscire ad acquistare le Jordan 1 Rookie of the Year. Ma prima di andare a vedere i modi per acquistarla, voglio spiegarvi perché si chiama così, dato che ci tengo che se qualcuno appunto riuscirà ad acquistarla sappia la storia che c'è dietro. Perché Rookie of the Year? Rookie of the Year è un premio che vinse Michael Jordan per la stagione del 1984-1985 come migliore giovane nel suo primo anno da professionista. E appunto da qui il nome della scarpa. E la colorazione di questa scarpa, quindi questo marroncino, è stato preso dalla camicia che indossava Michael Jordan durante la premiazione, come appunto avete visto nel video. In più nella scarpa si possono trovare dei dettagli come l'anno, i punti e la sua dichiarazione. Quindi ragazzi, una scarpa che appunto merita. E in più è anche molto bella esteticamente, infatti la promuovo in pieno. Fatto questo cenno storico, andiamo a vedere come acquistarla. Uscirà questo sabato 17 novembre ad un prezzo in retail di $160, quindi 150 euro. Per chi non ha mai visto questa mia tipologia di video, andremo a vedere tutti i modi per acquistarli divisi per metodo di spedizione e metodo di acquisto, come appunto state vedendo adesso dallo schema. Ogni store che nominerò troverete il link diretto alla pagina del prodotto in descrizione, i link sono presi da me, non sono presi da nessun altro sito. Faccio questa tipologia di video per tutte le scarpe limitate che escono, quindi Nike per Off-White, Easy, queste tipologie di Jordan eccetera. Quindi mi raccomando, per supportare, per non perderti gli altri video, lascia un like per supportare, iscriviti al canale e ricordati di seguirmi su Instagram. Questi sono i 7 motivi per seguirmi su Instagram: lucacino_basso_basso, sondaggi, video extra eccetera. Infatti vi faccio l'esempio per questo video qua: ho chiesto su Instagram con un sondaggio se lo volevano oppure no, e mi sembra che circa 65% abbia votato sì, allora l'ho fatto. Quindi vi aspetto su Instagram. Partiamo dal modo più classico per acquistarlo, che sarebbe una sorta di mini raffle, quella di Sneakers Up. Come appunto adesso vi faccio vedere, la scarpa è già presente su Sneakers Up, quindi l'app di Nike, anche se non c'è scritto che sarà una raffle. L'altro giorno c'era, che appunto le estrazioni iniziavano a una certa ora, invece adesso è scomparso. Solitamente lo trovate qua in cima da qualche parte. Adesso l'hanno tolto, poi vedremo. Comunque ragazzi, se non ci avete, scaricatevela. A una certa ora, che solitamente sono le 9 o le 10, quella scritta avvisami diventa partecipa all'estrazione, avete mezz'ora di tempo per parteciparci. Allo scadere di questa mezz'ora saranno eletti vincitori con una notifica. Tipo aprite l'app quando è scaduta da 5 minuti e vi dovrebbe dire se avete vinto oppure no. Nel caso poi non ritorni quella scritta all'estrazione inizierà, vuol dire che sarà una release normale, anche se ormai su Nike non ne fanno quasi più. Quindi sarà una roba a velocità, che quella avvisami diventa il tasto compra a una certa ora. Ora che possono essere le 9, ovviamente dovete essere straveloci. Ora come ora, altre raffle sono 3, che sono appunto End, che vi registrate al sito, compilate i campi, nel caso di vincita vi inviano l'email e vi scalano i soldi automaticamente, parte sempre automaticamente la spedizione. Stessa identica cosa per Sneaker Stuff. E poi abbiamo Slam Jam, che è appunto un negozio milanese, e anch'esso trovate in descrizione il link diretto alla pagina del prodotto della raffle. Quindi queste ragazzi erano le raffle online con spedizione. Raffle in store ora come ora non ne sono uscito. Ovviamente ragazzi, io vi sto dicendo quelle europee che effettivamente uno dall'Italia può fare, può ricevere poi la merce, perché poi ci sono quelle americane che però non spediscono in Italia, quindi è inutile farle. Poi abbiamo le release online con spedizione, quindi quelle che diventano disponibili sul sito, i primi che le comprano riescono ad accaparrarsi alle stop e poi diventano sold out. Generalmente ce ne sono molte meno, invece per queste Jordan ce ne sono un bel po'. Quindi diciamo che è anche meglio così. Abbiamo 5 Points, Soulbox,
A Few Store 43, Nice Kicks, Pace 23, Urban Jungle. Ovviamente ragazzi, ora come ora, perché quelle che usciranno magari domani o oggi, le troverete comunque in descrizione, che la lascio aggiornata con scritto anche l'ultimo aggiornamento. Quindi ogni tanto tornate al video a vedere se ho aggiunto qualcosa, che gli lascio la scritta nuovo davanti alle cose che aggiungo. Non ho più fiato. Poi ragazzi, per questa release online c'è anche l'asterisco di Foot Locker, che le ha nel calendario, quindi in teoria anche su Foot Locker potrebbero uscire. Ma se escono su Foot Locker vuol dire che sarà una scarpa che non sarà limitata, perché generalmente è così. Non c'è un vero e proprio link alla pagina di prodotto per Foot Locker, ma nel calendario le hanno. Quindi ragazzi, occhio anche a quello. Tornate ogni tanto a vedere il video. Poi, ultima categoria, ora come ora, perché Instagram Raffle non sono uscite. Solitamente sono quelle che vanno deep, invece per adesso non ce ne sono. Abbiamo le release in store, quindi quelle che si fa la fila fuori dal negozio e quando è il proprio turno si entra e si compra. Abbiamo Space 23 che lo fa in due store, che appunto sono quello di Milano e quello di Roma. Quindi qua ha accontentato un po' Sud Italia e Nord Italia. E poi anche Urban Jungle ha detto che le avrà negli store, anche se non mi sembra abbia specificato proprio quali, dato che comunque ne ha più di uno. Anche qua comunque abbiamo Milano-Roma, quindi probabilmente saranno un po' magari le città principali come Milano-Roma-Torino. Questa Jordan ha una richiesta abbastanza alta, ma neanche troppo, perché come si può vedere da StockX il prezzo, adesso che non è neanche ancora uscita, è già abbastanza basso. Di conseguenza le persone che compreranno all'unico scopo di resellarle, a sto giro molti balzeranno. Infatti secondo me queste scarpe si potranno trovare in resell a 200 euro massimo. Comunque all'incirca siamo lì, quindi anche se non riuscirete a copparle, diciamo che a resell dovreste poi riuscire. Quindi questi sono i siti dove si potrebbero acquistare a retail. Per acquistarle in resell, ovviamente a parte i privati su Facebook, Depop eccetera, saranno acquistabili come sempre anche su Present Buy, lo stesso StockX, Dropout eccetera. Vi ricordo, nel caso di vincita di questa scarpa, di fare una storia su Instagram taggandomi. Se avete domande, ovviamente come sempre nei commenti, sono lì che vi aspetto. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, like al video per supportare. Noi ci vediamo al prossimo video, quindi bella.